Hello bad guys, benvenuti in questo nuovo video. Come vi avevo anticipato già in quello scorso, oggi apertura dello Structure Deck delle Bestie Cristallo, Leggenda delle Bestie Cristallo, che è uscito oggi, penso il TCG o quantomeno, vabbè, è uscito. E niente, e volevo appunto condividere con voi l'apertura del mazzo. Ecco, prendiamo subito il tappetino che cercherò di aprire con cautela. Bellissimo, se fosse stato appunto un playmat vero e proprio sarebbe stato... Censuriamo. Ok, lo teniamo giusto qui per il momento. E vabbè, il mazzo ha come protagonista appunto le Bestie Cristallo che ben conosciamo dalla serie di GX. Signori, non riesco a prendere le carte. Un attimo di pazienza. 2000 years later. Oh no, abbiamo un acerrimo nemico. La plastica del mazzo. No! Ma come la tolgo? E andiamo pure con questa. Ma non potrà essere come tipo i giochi Nintendo. Cioè, vabbè, videogiochi in generale. Le custodie che c'hanno. Ah, forse ce l'hanno, ma sono io deficiente che non l'ho visto. One eternity later. Che io munirmi degli attrezzi giusti durante la registrazione del video? No. Non sia mai, eh. Olè. Forse ce l'abbiamo fatta, eh. Ok, allora il mazzo è composto da 40 carte comuni, una super, 5 ultra rare e 3 token, I guess. Oh, il drago arcobaleno io non l'ho mai avuto. E niente, io spero non si veda contro luce. Metti a fuoco. Niente, non vuoi mettere a fuoco. Un disastro oggi. Sto video. Ok, allora abbiamo il drago arcobaleno, la fusione. Cazzo, si chiama super guida del drago arcobaleno cristallo finale. Ok, bestia cristallo, drago arcobaleno. Ah, l'hanno fatta come Beast Crystal. Crystal Beast, scusate. Figo. Ma io so che da quel che ho letto, mi pare ci fosse anche il drago arcobaleno oscuro. Ma io spero non l'abbiano fatto comune perché veramente non fa giustizia a quella carta per quanto è bella. E io sono, diciamo, della scuola giocatele comuni, sti cazzi della rarità, eh. Eppure, ok, ho messo giusto qua le ultra rare, diciamo, cioè, le foil. E ora possiamo andare, diciamo, così. Quindi abbiamo le bestie cristallo, immagino. Io ne ho prese tre, ma giusto... Eccolo qui, quello che temevo. Questa carta, raga, è bellissima e ve lo giuro, ma comune perde un sacco. Cioè, ripeto, sono fanatico anche del giocare solo comuni, eh. Ecco, l'avessi ritrovato nello scorso pack questo, mannaggia a lui. Però veramente non gli rende giustizia. Contatto C. Ah, esce qui pure la ristampa di questa. Sta maledetta. Ok, queste erano le carte mostro. Poi me le voglio leggere giusto per, diciamo, curiosità mia. Minchia, questa qua ne avevo tipo 7 miliardi di copie nel mazzo. Purtroppo oggi ho sistemato malissimo la luce, però c'ho un bug tipo nella Ring Light. Questa la giocavo tipo nel Monarca su Master Duel. Ah, questa pure è famosa. Hanno fatto pure questa. Ok, vabbè, mettiamo qua. C'ho un bug nella Ring Light. Dove semplicemente che succede? Vado per regolare l'intensità della luce e si spegne tutto. Non si sa. Un altro segna. Ok. Non è foil però questo. Ok, no, questo non è foil. E questo, beh, queste sono quelle che ho visto prima. Poi Master Duel. Non so cosa sia. No, ok, pensavo fosse qualche coupon. Scansione delle carte per imparare le basi, incredibile. Vabbè, questa è tutta roba random, così. Ma questo è carino, pure da usare come segnamostro. Effettivamente. E niente, ragazzi, il video giustamente è venuto molto, molto corto. Cioè, è stata più lunga l'apertura del video che altro. E volevo giustamente dirvi anche che ho comprato, diciamo, il 3x del mazzo da Magic Corner. Che non mi aspettavo fosse così rapido a spedire. Infatti, ho
Spero di riuscire anche a caricare il video direttamente oggi che è la data dell'uscita. E niente, a sto punto, ecco, fail. A sto punto vi faccio vedere anche qualche carta. Sì, loro non bastano mai. Qualche carta giusto così che ho preso per me e alcuni miei amici, ecco. E vabbè. Vabbè, questi sono di Magic, erano solo per coprire le carte. E niente, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto. Prossimo video penso riguarderà il formato Edison, e in cui voglio fare una breve guida introduttiva, magari inerente al formato, se riesco, cercando di essere il più esplicativo possibile e cercando anche giustamente di essere abbastanza diretto, quindi farvelo capire anche con esempi semplici. E magari in futuro fare anche un confronto fra l'Edison e il formato Turtengruppland, che è il mio preferito, e oserei dire che forse da una parte è meglio di Edison, ma iniziamo con un passo alla volta. E niente, vi ringrazio ancora per aver visto il video fino a questo punto, quel povero drago arcobaleno, poverino. E ci vediamo al prossimo video. Oh, ma sono cambiate queste scatole. Ma come cazzo? Ma tu guarda un po'. Ma assurdo. Niente, sono diventato stupido. Ecco, i mortacci tu. Vabbè, addio scatola. Ma io sono un selvaggio. Oh, ragazzi, questo è l'opening più difficile di sempre, eh.